Ritorna nella sua collocazione primaverile, dal 2 all'8 aprile, storie straordinarie in tutti i sensi, giunte quest'anno alla 12ª edizione. 7 giorni di appuntamenti che si svolgeranno alla Memo, dedicati alla cultura della diversità, della disabilità e dell'inclusione. Assessore, qual è il tema predominante quest'anno del ciclo di incontri e di presentazioni di storie straordinarie in tutti i sensi? Innanzitutto ricordiamo che siamo alla 12ª edizione di una rassegna che è cresciuta, che oggi coinvolge 8 associazioni impegnate nel campo della disabilità e dell'inclusione. 14 appuntamenti che ci accompagneranno prevalentemente all'interno della Mediateca Montanari dal 2 al 8 di aprile, per ancora una volta intrecciare storie straordinarie attraverso linguaggi che consentono non solo l'inclusione ma anche di condividere con tutta la comunità letture, racconti, attività laboratoriali. Un appuntamento che ormai è particolarmente atteso, che ha sempre grandissima partecipazione negli appuntamenti pubblici come nei laboratori e che quest'anno sarà pienamente parte del calendario di Pesaro 2024. Il programma, presentato dagli assessori Samuele Mascarini e Dimitri Tinti, prevede il 2 aprile l'inaugurazione della mostra Libri Speciali e un laboratorio per ragazzi tenuto da Onfalos. Il 3, incontri e letture organizzate dalla AGFI. Il 4, un laboratorio pittorico creativo proposto da Apito. Il 5, letture e laboratori organizzati da T41B. Il 6, altre iniziative della AGFI del progetto Imparare Facendo. Il 7, letture ad alta voce proposte da Nati per Leggere. L'8 aprile, un laboratorio di ceramica organizzato da Mia Art e letture a cura del coordinamento pedagogico del Comune di Fano.